Parte qui da Piazza Goldoni, smarza il Pride orizzontale e autogestito dal basso, così è stato definito, frutto di un lungo percorso durato tutta l'estate di discussione e incontro. Smarza Pride è stata una serie di assemblee pubbliche autogestite, andate avanti da maggio fino ad oggi, giornata del corteo lungo le vie del centro cittadino. Una manifestazione che intendeva, come scritto in una nota dagli organizzatori, porre l'attenzione sulla violenza sistemica che sono costrette a subire ogni giorno le persone queer. Tra i temi affrontati ci sono l'educazione, il lavoro, la questione trans, ma si è parlato anche di frontiere, crisi climatica, salute, anche mentale e di tutte le varie motivazioni che hanno portato i partecipanti a scendere in piazza. Gli organizzatori non hanno voluto parlare al microfono, abbiamo sentito alcuni sostenitori dell'iniziativa. Settimana delle elezioni, io forse non avrei scelto questo periodo un po' particolare perché facilmente strumentalizzabile, però ripeto, i ragazzi, io non parlo a nome dei ragazzi perché non faccio parte dell'organizzazione, ma voglio credere nella buona fede di questi giovanissimi ragazzi che hanno deciso di scendere in piazza oggi. Che messaggio deve uscire da questa manifestazione, da questo corteo di oggi? Guarda, io sono uno di quelli che pensa che un giorno i Pride non saranno più bisogno, lo speriamo tutti quanti. E dopodiché il messaggio deve essere di unità, di colore. Ecco, Pride forse è differente da quelli un po' istituzionali perché ci sono le istanze di questo gruppo sono molto belle e compatte, insomma, abbastanza intersezionali come chiamano loro. Per quanto riguarda gli incendi che ci sono stati, quindi sto rappresentando quello che abbiamo vissuto qua a Trieste e tutta la zona del Carso. Anche Alberto Costoris qui al Pride. Sono venuto a dare un segnale di presenza e di vicinanza, perché io dove ci sono minoranze che lottano per le discriminazioni che subiscono, io lì ci sono.